Interventi negli asili nido con l'apertura di 10 punti lettura e progetti per i bimbi e le famiglie, ma anche azioni di recupero destinate ai ragazzi che escono da Nisida per offrirgli opportunità di formazione e lavoro. Sono i primi obiettivi del tavolo di lavoro per l'infanzia e l'adolescenza, istituito di recente dal sindaco Manfredi per assicurare un contributo competente nel campo delle politiche per i minori. Per far sì che questi bambini e questi ragazzi possano avere un supporto educativo che garantisca loro il futuro. Partiremo con una serie di interventi che saranno realizzati all'interno dei nostri nidi a supporto delle famiglie e poi realizzeremo delle azioni più capillari anche di supporto, di presa in carico delle persone, dei ragazzi e delle famiglie che riusciamo a identificare come anche attraverso la piattaforma che raccoglie i dati sulla abbandono scolastico. Un organismo composto da personalità esperte che a titolo gratuito si sono rese disponibili a collaborare con l'amministrazione e costruire risposte concrete per la cura dell'infanzia, offrendo pari opportunità di crescita a tutti i bambini. La mia presenza a questo tavolo, essendomi io occupata per buona parte della mia carriera di magistrato della giustizia minorile, è quella di un recupero serio e concreto dei tanti adolescenti che entrano nel circuito penale, con l'obiettivo che la presa in carico non cessi con la cessazione della sanzione. Presieduto da Paolo Siani, il tavolo per l'infanzia e l'adolescenza opera in sinergia con i diversi assessorati e, sfruttando le competenze dei suoi componenti, consentirà anche di utilizzare al meglio i fondi del PNRR. Saranno interventi su due livelli, molto presto alla nascita e molto tardi, quando i ragazzi hanno già commesso un reato, quelli che escono da Nisida. Ci impegneremo a dare energia, sviluppo, competenze ai bambini che entrano al nido e quelli che devono entrare al nido e dare una mano concreta, vera, a quelli che usciranno da Nisida. Questa mattina la presentazione dei primi interventi programmati si è aperta con l'esibizione musicale dell'Orchestra dei Ragazzi Sanità Ensemble alla presenza di alcune scuole. Dobbiamo partire dalle bambine e bambini di Napoli, perché se vi saremo in grado di dare un bel futuro a voi, allora avremo raggiunto il risultato che noi vogliamo, cioè quello di creare un futuro.